Edizione, anche se il tartufo bianco nella nostra zona sono molti anni di più che esiste. Io ricordo da ragazzino, mio padre era un tartufaio, quindi posso testimoniare, come dire, però diciamo questo prodotto andava nelle zone delle Marche perché venivano dalla zona di Acqualagna e da Pecchio a ritirare questo tartufo. Poi 40 anni fa qualcuno ha cominciato a dire è un prodotto locale, cerchiamo di valorizzarlo attraverso le mostre. E il tartufo è diventato un veicolo, parliamoci in maniera molto chiara, non ha bisogno di essere pubblicizzato, no? Però attraverso il tartufo, che nella nostra zona è un prodotto di qualità e anche di quantità, perché non è solo Città di Castello ma tutto il comprensorio, e attraverso il tartufo noi cerchiamo di promuovere altre, diciamo, realtà che sono l'ambiente, la cultura, l'enogastronomia, abbiamo, come dire, non che noi siamo migliori di altre zone d'Italia, però diciamo che nel nostro contesto abbiamo delle particolarità che cerchiamo di qualche modo renderle note ai visitatori attraverso il richiamo del tartufo, che è più un richiamo perché, ripeto, non abbiamo di essere pubblicizzato. Dal 1 al 3 novembre noi abbiamo un programma che prevede, diciamo, naturalmente in questo ambito l'aspetto enogastronomico al centro. Abbiamo diciamo alcune iniziative che riguardano un salone dell'olio, diciamo il salone del vino, perché abbiamo in Umbria ormai da qualche anno anche queste eccellenze, ma soprattutto diciamo abbiamo dei momenti in cui dei cuochi producono e fanno quello che si chiama show cooking, un'attività in cui cucinano in diretta, che poi diciamo la gente che assiste può anche degustare. Naturalmente la quantità non è un piatto da cenone, però diciamo che possono assaggiare e seguire soprattutto le fasi di costruzione di questi prodotti enogastronomici.